Il mio più cordiale ben trovato al pubblico di Blog Sicilia, nuovo appuntamento con Talk Sicilia, quest'oggi parleremo dei dipendenti regionali, dipendenti regionali di cui si è detto di tutto e di più, ma in realtà oggi sono diventati, dopo tanti anni, la Cenerentola della pubblica amministrazione nazionale. Perché ve lo racconteremo con ben sei ospiti in studio, ma lo faremo soltanto fra poco, quindi nel frattempo sigla. Eccoci dunque in studio con uno slogan giornalistico vi ho detto poc'anzi dipendenti regionali sono diventati la l'accenerento alla pubblica amministrazione. Proveremo a spiegarvi perché facciamo questa affermazione lo faremo con ben sei ospiti in studio. Innanzitutto qui eh, con me in studio 1 comincio a presentarvi Angelo Locurto, presidente del, del CSA Cisal, grazie Buonasera. per essere con noi, e Maurizio Camarda, coordinatore regionale del comparto dipendenti alla regione siciliana della WIL FPL. Buonasera. abbiamo altri due studi qua accanto a noi per gli altri eh, nostri ospiti andiamo a studio 2 dove c'è eh, Salvo Lipari coordinatore regionale del comparto regionale siciliana della CGL funzione pubblica e Ernesto Loversio, segretario regionale tutto. UGL autonomie grazie anche a voi Buonasera. per essere con noi mentre il terzo studio studio 3 per gli altri ospiti che sono Fulvio Pantano segretario generale del SADIRS grazie per essere eh, qui Buon con dio. noi e Fabrizio Lercara responsabile di dipartimento dipendenti regione siciliana della CISL Funzione Pubblica Sicilia. Grazie anche all'Ercana per Buonasera. aver accettato il nostro invito. Con tutti quanti affronteremo il medesimo tema, saranno due le domande principali che vogliamo porre. Chiederò a tutti di rispondere in un minuto e mezzo, un minuto e quaranta circa perché siamo tanti e il tempo è sempre lo stesso e quindi cominciamo proprio da qui. E la prima domanda è questa. Di, li, definiamo i dipendenti regionali come la Cenerentola e la pubblica amministrazione perché? perché rispetto al passato sono più che dimezzati, perché sono gli ultimi a non aver ancora avuto rinnovato il contratto di lavoro. Parliamo di un contratto fermo al 2018. Chiedo subito conferma di questa mia affermazione. Intanto ad Angelo Locurto. Buonasera, allora intanto ringrazio Mario Viola. Per l'invito e Blog Sicilia per la sensibilità che ha nei confronti dei, del personale della Regione Siciliana. E nel merito della domanda, eh, diciamo, sembrerebbe complicato, però è una risposta molto semplice perché eh, il vecchio contratto 2016-2018 doveva affrontare l'argomento della riclassificazione del personale, argomento che non è stato affrontato in quella sede e che è stato rinviato a questo contratto. Purtroppo noi ci troviamo con un'amministrazione che eh, cammina su due binari. Eh, abbiamo una organizzazione strutturale giuridica eh, che è obsoleta e vecchia di, di vent'anni. Stiamo parlando della legge 10 del 2000. La eh, eh, legge di cui si è detto grande riforma. grande riforma, ma sono passati vent'anni e è diventata vecchia, purtroppo è obsoleta. Di contro eh, le mansioni che venivano chiesti al personale con quella legge erano altre rispetto all'evoluzione che ha avuto la pubblica amministrazione. Eh, con, eh, faccio un esempio, con il Covid eh, si è informatizzato tutto, eh, non esistono più i combinatori, le pratiche vanno eh, sull'archivio informatico. Diciamo quindi... che era anche ora che non esistono più i combinatori. Mm -hmm. Sì, 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 non, diciamo non esistono più, per cui diciamo, abbiamo una eh, grossa quantità, cioè non una grossa, la totalità di tutto il personale regionale che di fatto svolge altre mansioni e nella maggior parte dei casi mansioni superiori rispetto a quelli che sono previsti nelle declaratorie eh, del vecchio contratto, che eh, si riferisce a 2002-2005. Quindi andare a riscrivere tutte queste nuove mansioni eh, diventa un problema, perché, eh, perché eh, significa dover andare a riconoscere a tutto il personale che fa funzioni diverse eh, le nuove mansioni reali. Bene, questo diciamo che è un problema, Maurizio Camarda. Ma tutto questo comporta il fatto che siamo fermi ancora al 2018? Sì, buonasera a tutti. Comunque, grazie di questa opportunità che ci date. Noi siamo fermi per vari aspetti. Il collega diceva alcune cose, io mi riferisco ad altri aspetti. Qual è quello di una riclassificazione organica di tutta la pubblica amministrazione che negli anni 2000-2001 aveva determinate realtà. Oggi, dopo vent'anni, vede altre spaccettature. Noi abbiamo un personale di varie categorie che, hanno fatto, che fanno mansioni completamente diverse. Quindi quello che noi abbiamo cercato di fare, e forse la perdita di tempo è stata questa, è quella di, di classificare un personale con mansioni vetuste, con situazioni che oramai non esistono più. Tutto questo a cosa ha comportato? Forse anche a un'amministrazione un po' lontana da venirci incontro e trovare anche una soluzione per migliorare. Determinate situazioni amministrative e economiche che indubbiamente il collega di categoria A, che si svolge mansione superiore, deve essere anche retribuito in una certa maniera. Questo ha portato a questi, questi ritardi, questo ha portato questa situazione, ancora come dice tu giustamente, di essere la Cenerentola d'Italia. Spero semplicemente che tutto questo non ci porti a essere, essere considerati non solo la Cittadinola ma anche coloro che pretendono chissà che cosa, non pretendiamo nulla di più che un contratto nazionale come lo hanno tutti i lavoratori pubblici, né più né meno. Questo è quello che noi chiediamo al più presto e chiediamo all'amministrazione che anche ci venga incontro in conto tutto questo. Bene, allora andiamo a studio 2 e mi rivolgo a Salvo Lipari del CGL Funzione Pubblica e gli chiedo: questi sono alcuni degli aspetti che sono stati posti dai colleghi, ma è vero che i dipendenti regionali sono oggi la Cenerentola e non più quella pletora di cui si è parlato per anni? Sì, intanto è vero ed è vero che l'ultimo comparto che non ha ancora rinnovato il contratto, l'hanno fatto tutti gli altri comparti, il 19, stiamo parlando del contratto. 2019-2021, quello rinnovato anche ai livelli nazionali. Il comparto della regione ancora non l'ha rinnovato. Oltretutto la, come dire, la leggenda delle retribuzioni alte dei dipendenti regionali è stata superata già negli scorsi contratti. Noi abbiamo dipendenti delle prime fasce, dalla fascia A per esempio, che hanno dei tabellari che sono all'incirca di 1000 euro mensili. Quindi vi renderete conto che si tratta in realtà di una macchina amministrativa su cui nel tempo si è costruita anche un'informazione a volte sbagliata, che all'interno dà un insieme di servizi e quindi è importante rinnovare il contratto perché questi servizi sono spesso servizi che i cittadini neanche percepiscono come dati dai dipendenti e dai lavoratori regionali. Penso al settore dei beni culturali, penso a quello che fanno le motorizzazioni, le attività che vengono svolte in Sicilia, penso al corpo forestale, sono tutte attività che in altri luoghi vengono svolte dai soggetti statali e che da noi sono svolti dai dipendenti regionali. Una, però, una risposta in aggiunta alla, a quello che già era stato detto dai, dai colleghi. Non dimentichiamo che in realtà il motivo vero per cui non abbiamo rinnovato il contratto, al netto di queste difficoltà ordinamentali, immaginare un ordinamento che possa immaginare finalmente uno sbocco, soprattutto per chi in qualche maniera negli anni già ha prodotto un'attività con livelli superiori. E per fare questo però bisognava completare un appostamento di risorse che soltanto con la finanziaria regionale, che è stata pubblicata il 20 gennaio, è avvenuto. Il cosiddetto 0,55% che serve per le progressioni verticali, che è stato appostato negli altri contratti nazionali a partire da quello dei ministeri, e che noi richiedevamo con un impegno del governo ad appostare da anni, in realtà è stato appostato in questa finanziaria e l'abbiamo disponibile ora, dal 20 di gennaio. Quindi, al di là delle difficoltà oggettive a ragionare sul nuovo ordinamento, non c'erano le condizioni ancora per arrivare almeno a quelle progressioni. Oggi forse siamo in condizione di farlo. Bene, Ernesto Loverso, stessa domanda per un altro punto di vista. Ringrazio intanto la redazione del Blocco di Sicilia per averci invitato e quindi poter esporre le condizioni di questo blocco contrattuale. Evidentemente tutto quello che hanno detto i colleghi è, è risponde al vero. Noi abbiamo un'amministrazione che è vecchia di vent'anni dal punto di vista burocratico e delle competenze, è un'amministrazione che è andata avanti per quelle che sono le nuove esigenze legate all'economia e a tutto quello che sta attorno a una, una burocrazia così articolata come è la regione siciliana. Ovviamente un punto focale è riammodernare i profili professionali con l'ordinamento professionale a quelle che sono ormai le esigenze che negli anni si sono succedute. E abbiamo cercato di trovare dei sintesi anche attraverso un colloquio con tutte le sigle sindacali con cui siamo diciamo, in buona sintonia. Eh, e Credo che eh, ormai i tempi, dopo un paio di anni di ampia discussione e approfondimento, su quali sono le esigenze dei dipendenti certamente perché sono dipendenti che sono stati relegati a un ruolo eh, diciamo, non proprio rispetto a quali sono le qualifiche e i titoli di studio. E l'esigenza dell'amministrazione che è evidentemente l'ammodernamento della macchina burocratica serve a dare un, un servizio migliore all'utenza per cui una pubblica amministrazione eh, nasce ed è eh, nel territorio, sul territorio. Dunque anche per voi la stessa domanda, cominciamo con Pantano come hanno già risposto gli altri quattro sindacalisti, oltretutto aggiungo io, eh, i dipendenti della regione siciliana oggi non hanno neanche le retribuzioni di cui si è favoleggiato negli anni scorsi, sono praticamente equiparati ai comuni. Forse anche un po' meno, a dire il vero forse anche un po' meno, non mi dilungo rispetto alla questione che avevano già risposto i miei colleghi. Però sicuramente la questione lo dimostra fra l'altro anche il fatto che la Regione ha fatto dei concorsi, ha bandito dei concorsi, sono stati anche espletati e almeno il 30% dei vincitori ha rinunciato perché non riteneva più soddisfacente per la propria, per la propria vita amministrativa e di, per mantenere le proprie famiglie la, la, lo stipendio del dipendente regionale. E stiamo parlando di qualifiche funzionari e gli istruttori, chiaramente la, la, quello che si, si pensava dei dipendenti regionali che avessero stipendi d'oro adesso finalmente si è appalesata la verità, non è così, forse perché nel tempo è sempre, sempre, e ci hanno sempre lavorato e giocato su questo equivoco, si equiparano i dipendenti regionali con i dipendenti dell'Assemblea regionale, che sono cose completamente differenti, perché quelli sono equiparati al Senato mentre i dipendenti regionali sono equiparati meno del, del, del comune di Palermo. Bene, eh, analizzando dunque la situazione, Fabrizio Lercara, quindi c'è un'urgenza di andare al rinnovo di questo contratto e adesso ci sono le condizioni. Sì, eh, allora intanto ci fa piacere che finalmente eh, si tenti di far passare un messaggio diverso che eh, fino ad oggi... Eh, di comune intesa da parte soprattutto dell'opinione pubblica, ovvero quello che i dipendenti della Regione siano strapagati siano più favoriti siano nulla facenti e quant'altro non è così è vero che siamo quasi la cenerentola d'italia perché mh, per quanto riguarda l'argomento del rinnovo del contratto è l'unico comparto del pubblico impiego sia esso del comparto che della dirigenza non avere rinnovato il contratto di lavoro 2019 2021 per non parlare poi appunto come dicevano i miei colleghi di quelle che sono le retribuzioni che hanno portato addirittura a quasi il 30% delle rinunce, perché la regione non ha più appIL. Le retribuzioni attualmente in vigore in, per questo comparto sono tra le più basse dello Stato e portano addirittura infatti i vincitori a dover optare e scegliere per altre amministrazioni la cui retribuzione mensile è superiore. Oggi ci sono le condizioni per poter rinnovare un contratto di lavoro. È chiaro che gli attuali vincoli normativi e giuridici non consentono di poter dare risposta a tutte quelle che sono le problematiche che ci troviamo ad affrontare. E basti pensare che su circa 10.000 dipendenti del comparto la metà, il 50%, anzi più del 50% sono raggruppati tra le categorie più basse che hanno stipendi tabellari pari a, a 1.000 euro mensili, già il solo importo la dice tutta, e, e servirebbe dare delle risposte mh, a, questa, a queste categorie di persone perché realmente svolgono delle mansioni eh, per lo più superiori a quelle che sono loro attribuite. Servono le attuali risorse che sono state stanziate? Consentono semplicemente la possibilità di dare risposte a poco più di mille persone perché potremmo fare con un, circa un, un migliaio di passaggi con quelle che sono le uniche risorse che a legislazione vigente sono state stanziate dalla Regione per eh, effettuare la riclassificazione del personale. Serve subito spingere sull'acceleratore per portare a casa questo rinnovo contrattuale, tenuto conto anche che lo Stato entro la primavera verosimilmente procederà a rinnovare i contratti di lavoro di tutti i dipendenti pubblici relativi al, alle annualità 2022-2024. Bene, l'ultima domanda che facciamo a tutti, partiamo questa volta facciamo il giro al contrario, partiamo proprio eh, da Lercara: c'è il rischio dunque, visto che sta scadendo il commissariamento, che si fermi il percorso? E allora voi cosa chiedete? Un nuovo commissariamento o finalmente la stabilità, magari in continuità con l'attuale situazione Aran? È una situazione gravissima quella che si è venuta a determinare perché la prossima settimana scade la, la proroga che è stata data all'attuale commissario dell'Aran Sicilia, eh, con il quale si è costruito un percorso che a, potrebbe vedere eh, la, la firma dell'ipotesi di contratto anche nei prossimi giorni. Eh, noi non capiamo le logiche che stanno dietro a questo protrarsi di continue eh, proroghe. Abbiamo sempre sostenuto che serve un Aran nel pieno delle sue funzioni e quindi abbiamo sempre chiesto, come Cisele Funzione Pubblica Sicilia, la nomina dei vertici dell'Aran affinché si possano affrontare tutte le problematiche eh, che riguardano i dipendenti della regione a partire dai rinnovi del contratto del comparto e dell'area della dirigenza. Procedere oggi con un'ulteriore proroga sarebbe una sconfitta perché i temi ne abbiamo tanti da affrontare e dimostrerebbe quello che verosimilmente viene percepito dai dipendenti della Regione di una scarsa attenzione da parte di questo Governo al proprio personale che è quello che spinge la macchina amministrativa a raggiungere i risultati, che poi non dobbiamo dimenticare, questa macchina amministrativa eroga servizi pubblici al, al, ai cittadini e alle imprese. Procedere alla nomina di un nuovo comitato direttivo eh, anche questo creerebbe notevoli problemi perché ci sono dei tempi tecnici che devono essere rispettati che verosimilmente porterebbero ad un rinizio, ad una, ad un rinizio di lavori eh, almeno tra circa 40-50 giorni con un evidente blocco. La soluzione migliore sarebbe quella di rinnovare i vertici dell'Aran in continuità con quello che è l'attuale commissario dell'Aran Sicilia per portare a casa immediatamente il rinnovo del contratto del comparto, aprire immediatamente la trattativa del riguardante il rinnovo del contratto dell'area della dirigenza e soprattutto per una volta siglato il contratto dei dipendenti della regione per l'area del comparto e immediatamente trovare l'accordo per per consentire di riclassificare quante più persone possibili con le risorse che il governo ha stanziato da destinare unicamente alla riclassificazione del personale. Bene, Pantano, siamo dello stesso avviso? Sì, d'altronde fra di noi ne abbiamo parlato, ne parliamo in questi giorni moltissimo. Devo dire la verità, nessuno si aspettava un'ulteriore proroga perché è pericolosissima, come diceva il mio collega. È pericolosissima anche perché lasceremmo il percorso in asso, perché tecnicamente il contratto siglato fra un mese e 15 giorni, un mese e mezzo che fosse, dovrebbe andare all'Aran, alla, dovrebbe andare alla Corte dei Conti, ritornare alla Corte dei Conti, ragionare, definire aggiustamenti se ce ne dovessero essere e poi vi arrenderà la sottoscrizione per, andare, per essere poi operativo. Rischieremmo di lasciare questo percorso in asso. Che ci dovrebbe essere la nuova, una, una, una nomina di soggetti diversi, i quali dovrebbero giustamente cominciare da prendere coscienza, perché stiamo parlando di questioni non poco, poche. Cioè, o le sai le fatte oppure devi entrare nei meccanismi, e questo comporterebbe un ulteriore blocco della situazione con il rischio di restare fuori dal contratto del 2019-21, perché è questo di quello di cui stiamo parlando. E siccome lo Stato sta andando avanti sul 2022 24 con grosse problematiche anche per l'attuazione del 2022-2024, che è un, un, il contratto che dovrebbe essere questo di trampolino, quello di definizione di accesso al nuovo sistema classificatore del personale. Eh, Salvo Lipari, se è vero che sta scadendo il commissariamento adesso, c'è il rischio che nel caso in cui non si rinnovi o comunque non, non si nomini una nuova eh, dirigenza si debba ricominciare tutto da capo? Indubbiamente il rischio c'è, anche perché intanto bisogna riconoscere a quest'aran a corché commissariata, col commissario noi siamo riusciti ad andare avanti nella discussione sul merito del contratto e ci sarebbero tutte le condizioni per arrivare ormai al traguardo. Quindi sarebbe oggettivamente come dire, problematico dover ricominciare da capo. Noi siamo convinti che serve continuare questa discussione con l'attuale commissario e se è il caso dopo poterla proseguire che ci sia una continuità anche per provare veramente a chiudere perché come dicevo prima oggi ci sono tutte le condizioni per poter provare a chiudere sia tutte le risorse che prima non erano appostate sia una discussione unitaria larga tra le organizzazioni sindacali e l'ARAN per individuare un percorso che può anche mh, procedere ancorché progressivamente e quindi non tutta assieme proprio con le progressioni verticali, con un percorso che in qualche maniera si avvia anche rispetto alla cosiddetta riclassificazione del personale a cui facevano riferimento i colleghi. Quindi ci sono tutte le condizioni per arrivare ora alla stretta. Siamo molto preoccupati, lo dobbiamo dire, perché se così non fosse il governo forse si prenderebbe anche la responsabilità di dire una cosa e farne un'altra, ossia, da un lato, dire che vuole rinnovare il contratto e lo dice da molto tempo. E, e tuttavia, ripeto, le risorse non sono appostate soltanto in questa finanziaria, dire questo e però dopo dall'altro fare in modo che, perché immaginiamo che dovesse essere, come dire, portare ancora più avanti il, il percorso, c'è cioè il rischio di portare questo contratto all'infinito e quindi non avere più la luce. Noi siamo convinti che invece ci sono tutte le condizioni oggi per chiudere velocemente il contratto. Ernesto Loverso, dunque mi sembra di capire che siete d'accordo sul fatto che sarebbe necessaria una governance di questa ARAN in maniera che sia in continuità. Assolutamente sì, noi dal mese di agosto che lavoriamo con, questo, con questa ARAN, con il commissario, in maniera anche spedita e consapevole di quali sono le necessità per portare avanti e concludere un percorso sul nuovo del nostro contratto. Io ritengo che bloccare in questa fase un, un Aran perché c'è un commissariamento e non viene diciamo, derogata la, la sua nomina per altri mesi per portare avanti e raggiungere l'obiettivo sarebbe davvero deleterio. Io credo, e si ha notizia comunque... Che il Presidente abbia chiesto alla Giunta di Governo di rinnovare l'incarico. Il commissariamento, e quindi io ritengo che siamo già in un percorso che si raggiungerà a breve per dare seguito a quelle che sono le necessità dei dipendenti e della organizzazione sindacale e quindi la sottoscrizione del contratto regionale 2019-2021. Eh, Maurizio Cavarda, ma se come sembra, eh, gira voce, il commissario dovesse decidere di non accettare un'ulteriore proroga, eh, non sarebbe opportuno, che, cosa si rischia insomma? Permettimi il termine, sarebbe veramente triste, triste perché ci sono 10.000 persone che aspettano questo contratto, che sperano un avanzamento, un miglioramento, ma anche triste per i cittadini stessi, che vedrebbero anche un servizio pubblico un po' anche reso perché tu mi insegni che un dipendente motivato migliora anche l'attività lavorativa e migliora i servizi ai cittadini. Il commissario dello Stato, che il commissario che oggi c'è e in questo momento all'Aran, che ha finora lavorato bene, non andando a rinnovare diciamo, il commissariamento o tantomeno a rinnovare la presidenza di questo Aran, significherebbe bloccare anni di lavoro. Io non credo che il governo voglia una cosa del genere e non credo anche che il Presidente Schifani sia rintestato alla problematica del personale, quindi sarebbe veramente triste una cosa del genere. Angelo Curto, la soluzione dunque potrebbe essere quella di chiedere in buona sostanza al governo di non procedere a un accommissariamento ulteriore ma alla nomina. Bene. No, non sono d'accordo perché la nomina di un nuovo organismo significherebbe che passerebbe molto tempo sia per l'incarico, per l'accertamento, per i decreti di pubblicazione, per l'insediamento, eh, significherebbe veramente ricominciare da capo. A mio avviso se il Presidente vuole realmente chiudere il contratto eh, deve dare una proroga al, all'attuale Commissario quantomeno fino alla chiusura e alla stipula del contratto, non solo all'ipotesi di accordo, perché l'ipotesi di accordo va alla Corte dei Conti e poi quando ritorna deve essere rifirmato definitivamente. Quindi eh, non credo che questo lo possiamo fare in, eh, con, un nuovo, con una nuova amministrazione dell'ARAN, sarebbe tempo perso. Ricordo in più che dopo questo contratto c'è anche da fare quello della dirigenza, per cui eh, che facciamo? Facciamo quello del comparto e quello della dirigenza lo lasciamo... Così fuori mh, sarebbe un pochettino da, da stolti, sinceramente. Quindi mh, io consiglio al Presidente di prorogare almeno, quantomeno, o nomina come Presidente dell'Aran nuova sì. di nuovo è lo stesso Commissario straordinario, oppure dà un lasso di tempo più largo per poterci consentire di lavorare e di chiudere un contratto siamo arrivati all'articolo 80 eh, mancano le, gli ultimi 20-30 articoli vero che sono quelli più sostanziosi però eh, diciamo, eh, il tempo ci vuole anche in questo caso dunque mi sembra di capire un po' da tutti che la parola d'ordine è continuità è quello che si chiede sì. è fondamentalmente continuità sì. e possibilmente stabilità all'attività eh, di questa armi sì. grazie a tutti i nostri ospiti che sono stati con noi a raccontarci di tutto questo speriamo di avervi chiarito qual è la reale situazione dell'amministrazione regionale siciliana e perché abbiamo definito i dipendenti regionali della Cenerento alla pubblica amministrazione gli ultimi a rinnovare i contratti non più con una pletora di dipendenti come una volta si diceva e come forse per un periodo è anche stato ma non lo sono più anzi insufficienti dunque è una storia completamente diversa da quella che continuiamo a raccontarci grazie a tutti soprattutto a voi che ci avete seguito appuntamento al prossimo Talk Sicilia.